L'esercizio da svolgere con il Curve Editor è sicuramente molto molto classico, è sicuramente quello della pallina che rimbalza. Quindi creiamoci una sfera, dettiamo i segmenti e creiamo anche un plane. Spostiamoci nella vista frontale, alziamo la nostra pallina. Riportiamoci in prospettiva. Vogliamo realizzare i rimbalzi di questa pallina per capire meglio come funziona il nostro Curve Editor. Impostiamo un'animazione film a della lunghezza di 100 frame, in questo caso bastano, e iniziamo ad animare il nostro oggetto. Quindi la prima cosa che andremo a fare sarà, tramite AutoKey, andare a posizionarci in un frame, per esempio il frame numero 8, e a spostare la pallina verso il basso. Un'altra cosa che possiamo fare per simulare meglio la pallina che si schiaccia verso il basso è sicuramente scalarla, ma questo lo andremo ad aggiungere prossimamente. Una volta spostata verso il basso, ci spostiamo al frame 16 e la riportiamo verso l'alto. Frame 24 verso il basso, frame 32 verso l'alto, frame 40 di nuovo verso il basso e al frame 48 la spostiamo verso l'alto e verso un asse a piacere. Frame 56 la rispostiamo verso il basso e ancora verso un asse a piacere, magari lo stesso. Il 64 la riportiamo molto in alto e la spostiamo molto in e anche magari su un altro asse. Quindi l'animazione che andremo a ottenere sarà la seguente: una pallina che rimbalza in maniera costante e poi dopo rimbalza verso l'esterno per poi dopo scappare verso un'altra direzione. Naturalmente questi rimbalzi sono uniformi e sono dati dalla curva di animazione che abbiamo impostato precedentemente, anzi che abbiamo impostato di default. Di default in 3ds Max notiamo che accanto al pulsante Auto Key, Set Key abbiamo una curva che possiamo impostare. Quando andiamo a impostare questa curva, che è sempre quella con le maniglie, quando andiamo a impostare in questo pannello qui, in questo parametro qui, da questo bottone qua, possiamo scegliere di avere sempre e comunque quella tipologia di curva di animazione. Vediamo che cosa succede se io vado a impostare un'altra, magari quella smussata, e vado ad agire sulla scalatura del mio oggetto. Quando arriviamo al frame numero 8, anzi pochino prima, anzi sempre il numero 8, la vado anche a scalare, quindi attivo AutoKey, la vado a scalare un pochino verso il basso, in modo tale da avere l'effetto di come se si stesse schiacciando tale geometria. Torniamo verso l'altro, naturalmente la allunghiamo un pochino, arrivare frame 16 e riportarla di nuovo nella sua, un pochino più meno ovalizzata, così via. Allunghiamo, la schiacciamo. Ora non è molto importante dove vado a inserire le chiavi, poiché dopo nel Curve Editor andremo a sistemarle. L'effetto che otterremo sarà sicuramente seguente. Visivamente non dico che sia fisicamente corretto, ma visivamente funziona abbastanza, anzi, se
è proprio una delle classiche animazioni che addirittura si facevano anche con software di animazione manuali molti anni fa. Apriamo il nostro Curve Editor a questo punto, quindi selezioniamo la nostra geometria, tasto destro, Curve Editor, e notiamo che abbiamo le varie curve di animazione. Notiamo infatti che nella scala delle mie che ho animato ha mantenuto comunque la curva smussata. Anche in questo caso possiamo andare a variare alcuni parametri che sicuramente non ci interessano. Primi tra tutti andiamo nello scale e lavoriamo attivando anche la posizione Z. Io posso variare questo mio primo frame, anzi, come novità la spostiamo verso l'alto, anzi, spostiamo la nostra vista verso l'alto. Noi sappiamo che la scale, ok, subirà una variazione al frame 8 e non prima, quindi il primo keyframe a disposizione possiamo portare al frame 6, secondo keyframe frame 8, e si allungherà, quindi quattro, 12, al frame successivo lo portiamo a 12, frame 16 dovrà avere la proprietà del primo frame, quindi possiamo andare a vedere il valore della z nel primo frame, copiarlo, spostarci nel dodicesimo frame e incollarlo. Frame 20, quindi spostiamo. Avrà 105, frame 20 lo spostiamo un pochino, frame 24 sarà 85, così almeno avremo dei parametri che saranno sempre uguali. Ci spostiamo di nuovo verso l'alto. Frame 8 lo portiamo a 32 con 100. Poi riscendere. Quaranta la portiamo a 85, come era prima. Quarantaquattro portiamo a 106, 106, 108, variamo un po'. Andiamo ad aggiungere una chiave al frame 48. Lo portiamo a 100. Poi riscendere fino al frame 56. Portarlo a 80. Per poi risalire al frame 60, anzi,
sempre al 60, riportandolo al 100%. Il frame 60 lo portiamo al 102% e l'ultimo frame riportarlo al 100%. Frame 64, frame 70, così almeno avremo frame 68, almeno avremo un po' di comporto nella trasformazione. Quindi l'animazione che abbiamo costruito della scala è abbastanza lineare, abbastanza comunque corretta perché è smussata già di default, quindi vediamo che funziona già abbastanza bene. Difatti, se lanciamo una preview di animazione, vediamo che in questo piccolo frame funziona bene. Quello che non funziona bene è sicuramente la palla che rimbalza, poiché in alcuni punti, specialmente quando scende giù, ha un moto comunque continuo o comunque di accelerazione e decelerazione. Per andare a regolare la sua, diciamo, trasformazione, la sua accelerazione, andiamo a aprire quindi i vari curve editor. Notiamo che nella Z fino all'ultimo frame avremo comunque un'animazione abbastanza costante. Quindi selezioniamo i vari keyframe, che selezioniamo il primo, e spostiamo in questo caso soltanto la maniglia. Passo adesso sul secondo keyframe, Advanced, e togliamo lo sblocco. Possiamo a questo punto andare a animare le nostre chiavi. Quando uscirà, sarà sicuramente molto più accelerata. Di conseguenza andiamo a alzare per poi ritornare giù, anch'essa in maniera molto veloce. Quindi in questo caso sblocchiamo e animiamo le varie chiavi. Facciamo questa operazione per tutte le chiavi, quindi sblocchiamo, cerchiamo di animarle ottenendo una cuspide nei punti di animazione. Otteniamo delle cuspidi, otteniamo delle parti un pochino più tonde, variamo perché comunque la variazione è sicuramente sintomo di realtà, quindi non è detto che devono essere tutte precisamente uguali. Difatti non andiamo a creare dei movimenti in loop. Notiamo adesso che la nostra animazione sicuramente andiamo ad aggiustarla in alcuni punti. Ecco, sicuramente molto più fluida e vicina alla realtà di quanto magari possiamo immaginare. C'è un punto in cui non ci piace, che è il punto dell'ultimo rimbalzo, in cui la nostra animazione qui è troppo lunga, quindi andiamo a risistemare il curve editor.
funziona, magari riduciamo anche il spazio, almeno avremo l'animazione in loop costante. Continua a non funzionare anche perché a questo punto dobbiamo lavorare su un altro asse, sicuramente sull'asse delle X. Notiamo infatti che l'asse delle X ha un andamento un po' particolare. Vediamo che cosa succede. Posso cancellare le chiavi precedenti. Vediamo cosa succede se io vado a animare in maniera smooth. Ancora non ci piace. Quindi andiamo a sbloccare ogni singola chiave e a lavorare su ogni singola chiave. Notiamo che quando io cambio il livello, ovviamente mi sposto dalle Z alle X con il tasto destro, mi rimane galleggiante comunque la finestra precedente. Chiuderla. Andare a animare. Posso anche aggiustare la mia animazione per ottenere qualcosa di più verosimile. Ovviamente in uscita avremo una forte accelerazione. Ecco qua. Questo è un sistema di lavoro con il Curve Editor. Sicuramente avete visto che lavorando con il Curve Editor, lavorando molto molto accuratamente, si possono ottenere delle ottime animazioni. Comunque andare a creare degli effetti che in automatico non si potrebbero creare. E visivamente funzionano. Se vogliamo realizzare una preview di questa animazione, ci basterà scegliere dal comando Edit, comando Tools, View, Grab View, Create Animation Sequence. Naturalmente 24 frame per second, risoluzione 100% non possiamo farla, ma ok, siamo anche in una risoluzione molto bassa, per adesso va bene così. Volendo possiamo attivare i save frame e il numero di frame. Creando questa preview molto molto rapida e che adesso si aprirà, abbiamo la possibilità anche di vedere il numero di frame in cui siamo adesso. Naturalmente in 3ds Max 2012 non hanno perfezionato questa piccola cosa di avere il save frame completamente limpido.